Pronto, Raffaterno? Per favore mandatemi qualcuno. Grazie, Raffaele. Lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo, visti i prodotti a risparmio energetico che ci ha installato. Cava è ormai una città sedata. È l'amara considerazione del consigliere comunale di Siamo Cavesi, Raffaele Giordano, che puntando il dito sulla gestione dell'amministrazione si è espresso in merito alla mancanza di un cartellone di eventi estivi nella città metelliana, con ripercussioni non solo sui cittadini, ma anche sul turismo, e in particolare sulle attività produttive che beneficiano della presenza dei visitatori in città. Purtroppo quest'anno il cartellone estivo di Cava è stato completamente assente. Questo è un dato molto negativo, che rispecchia un po' quella che è la gestione di questa amministrazione, assente o quasi del tutto. Adesso ci viene promesso che a settembre si farà qualche cosa, penso in prossimità della festa patronale, ma è troppo poco. Purtroppo la carenza di un cartellone estivo, di eventi culturali, di eventi ricreativi, non solo ricade sulla città, sui cittadini, questa è ormai una città sedata, una città dormiente, ma può ricadere anche sul turismo, un turismo che purtroppo ancora oggi le strutture ricettive hanno il vantaggio di stare in una città che ha una bellezza intrinseca, una bellezza storica, una diciamo situazione geoterritoriale facilitata dalla vicinanza della costiera e di tante altre zone belle e turistiche da visitare, però purtroppo questo turismo spesso non insiste sulla città, quindi a pagarne dazio sono soprattutto le attività produttive, la nostra ristorazione, i nostri commercianti. Cosa bisognava fare? Sicuramente progettare e programmare per tempo. Si dice sempre che in estate si programma l'inverno e in inverno si programma l'estate. Questo probabilmente non è avvenuto, bisognava sicuramente coinvolgere le realtà, le attività produttive del territorio e sicuramente coinvolgere le associazioni di categoria. Magari con l'interazione si potevano avere idee, soprattutto non solo su cosa fare ma su come farlo. E magari si potevano avere idee anche su come reperire risorse, che in questo periodo non è mai troppo poco. Purtroppo l'amministrazione da un punto di vista di regia sicuramente è stata carente ed oggi questi risultati li paghiamo, sono negativi e sono sotto gli occhi di tutti.